Buonasera a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi in questo video andrò a farvi vedere cosa ho comprato da Tigotà, poi ho comprato anche dei fiori che vi farò vedere dove andrò a collocarli e poi vi farò vedere la mia ricetta del pollo al mattone. Quindi mi raccomando, fermi lì, non vi muovete. E giriamo la telecamera che vi faccio vedere la novità che ho comprato da Tigotà. Eccomi qua. Allora, guardate un po', sono andata a comprare da Tigotà Turbo Smart. Mi si era rotto quello che avevo comprato io da internet tempo fa e l'ho buttato perché non girava più il cestello e sono andata a comprare questo. Perché l'ho comprato? Perché tenetevi forte, se non avete visto il volantino, lo trovate da Tigotà tutto il mese di maggio a 19,90 euro. Non ho lo scontrino, ora se lo trovo ve lo faccio vedere. È in offerta sia questo che i suoi accessori, quindi troverete questo che poi non è lo stesso, perché questo è quello bianco, questo qui ha anche un po' di microfibra, quindi assorbe un pochino meglio perché ha questi affari, diciamo, qui che assorbono meglio. E quindi io cosa ho fatto? Ho comprato sì il Turbo Smart. Però sono andata anche a prendere il ricambio visto che erano già in offerta. Quindi questo costava 4,25 euro, ora non ricordo bene. Comunque farò la fotografia al volantino e ve lo metto nella parte qui per farvi vedere che tutto il mese di maggio è in offerta uno, due e l'altro come questo qui. Poi, oltre a questi qui, quindi un affarone oggi, perché se non mi costava 19,90 euro non l'avrei comprato, ve lo dico. Ho comprato a 4,99 euro questo fondotinta tutto il giorno 16 ore, più o meno è il colore della mia pelle e questo è waterproof e transfer, quindi aderisce alla pelle, non viene via per niente. E poi ho voluto prendere questa qui, Nude Edition. Sono i colori, diciamo, che a me piacciono tantissimo, bronzo, quindi usati d'estate. E siccome questi non li avevo, tutti i colori chiari, l'ho voluto comprare. Anche questo invece l'ho pagato, se non sbaglio, 4,50 euro. Ora prendo lo scontrino e vi dico quanto li ho pagati. Ecco qua lo scontrino. Questo qui l'ho pagato 4,99 euro. Il fondotinta 4,89 euro, questo, e poi sì, questa marca è ottima e costa anche poco. Vedete, Turbo Smart 19,90 e 4,48 euro ho pagato questo qui. Quello bianco invece costava 3,50 euro. Quindi, dopo questi, quando stasera, quando ho finito di preparare da mangiare, gli do una lavata per andarlo ad usare. Non vedo l'ora di usarlo perché l'altro mi si era rotto, ne ho uno su in cima e lo lascio lì, però ho visto che costava pochino e tanto di solito questi qui, quelli non originali, costano sui 15 euro. Questo l'ho pagato 19,90, quindi sono andata a prenderlo di corsa. Ora andiamo fuori perché voglio farvi vedere al volo una cosuccia. Eccoci qua. Che pace. Guardate un po'. Questi li abbiamo messi perché io devo sistemare un pochino il giardino, quindi fuori. E ho fatto appendere questi d'anello con delle viti, così il vento non me le porta via. Vedete? Ho messo proprio le viti all'interno, quindi queste non le tolgo più se non svitando la vite. Ne ho messi tre e qui sono andata a comprare queste piantine. Guardate che belline. Così.
così le ho trovate miste e volevo provare a vedere. Ora provo qui. Ah, guardate qua, pennello. Aspettate, la sistemo meglio. Quasi quasi, guardate. Ah, che bello. Ora li metto tutte e tre. E vediamo come stanno. Eccole qua, ora c'è vento. Questi dovranno scendere. Ma guardate qua. Che bei colori. Che dite? Ci allontaniamo un po'. Che dite? Come stanno? Eccomi qui, sono rientrata perché fuori c'è vento e non si può stare. Prima che mi prendo veramente un malanno, anche perché stamattina faceva caldo e ho veramente addosso una magliettina fine. Ora sta iniziando a fare un po' freddo. Giro la telecamera e andiamo a fare il pollo al mattone insieme e poi più tardi, quando abbiamo finito di cenare, vado ad usare il rotomop per dare una pulita qui in cucina per togliere un po' qualche macchia che c'è in giro. Poi magari se riesco faccio anche un po' per terra nel soggiorno, insomma, lavo un pochino così giusto per andare a provarlo e a vedere un po' com'è, perché ho sempre comprato quelli tipo il Rotomop, quelli che sono senza pedale, e mi sono sempre trovata bene. Ora vediamo con questo, dopo andiamo a montarlo insieme e ad usarlo. Giro la telecamera. Eccomi qua, io sono andata a comprare un polletto perché a me piacciono questi e vado a togliergli tutto, lo vado a tagliare e poi a lavare prima di andare a metterlo sulla griglia. La pincia pollo lo divido in due. La piastra è pronta, bella calda. Allora, a questo punto io vado a prendere il mio sale aromatizzato, quello che ho fatto io, e lo vado a mettere qui nella parte della griglia. E vado a mettergli su il pollo dalla parte della pelle. Vado ad aromatizzare anche da questa parte e poi, una volta che gli ho messo anche il sale aromatizzato di qua, vado a chiudere. Chiudo e poi vado a pressare senza olio e senza niente e lascio che piano piano raggiunga la cottura. Ci vorrà da mezz'ora a tre quarti d'ora, facendolo cucinare piano piano. Guardate un po', vi sembra che questo è intero? E invece, voilà! Ed ecco qua in 3000 pezzi. Si è rotto. E quindi oggi sono andata al lavoro, ho finito di lavorare e ho comprato l'altro. Siamo andati con Federico a sceglierlo. Questo. Bah, ora lo rompo anche questo. E questo, guardate un po' che bellini. Questo ora li lavo e gli metto dentro il sapone e quelli spazzolini. E poi questo qui, che è ancora intero, lo porterò su in cima e lo metterò lì. Allora, questo l'ho pagato 5,99 euro, mentre questo qui 7,99 euro. C'era anche lo scopettino, l'affarino con lo scopettino uguale, e costava 15 euro, però vabbè, quello
ce l'ho ancora nuovo e non l'ho voluto comprare. E questo è un negozio che c'è qui da noi e niente, insomma, alla fine ho pagato tutti e due 13,98 euro. Che dite, come sono? Vi piacciono? Io dico che, insomma, sono bellini, via. Pollo pronto, ecco il pollo al mattone, vedete? Io lo metto qui sulla cucina perché di solito, vabbè, quello grande butta più acqua e qui allo scolo e allora va nel lavandino e poi va a finire, va sul lavandino e poi va a finire nel lavandino. E quindi questo è il mio pollo al mattone. Eccolo qui il pollo al mattone, ora lo giriamo, vi faccio vedere perché viene proprio, guardate, per quello lo chiamo il pollo al mattone, guardate qui che cottura ed è proprio fine, e poi è cotto per bene, insomma, veramente ottimo. Poi guardate un po' cosa ho preparato oggi. A grande richiesta da Federico, il budino alla vaniglia senza uova. Poi, se volete, vi do la ricetta ed è veramente ottimo. Qui c'è il latte senza lattosio, l'amido di mais e la vanillina. O mettete la vaniglia, le bacche di vaniglia oppure la vanillina. Questo è il ditino di Federico che non vede l'ora di mangiarli, ma li mangeremo dopo cena. Comunque, se volete vedere, vabbè, comunque è facile come fare la crema. Quindi, e lo zucchero, zucchero, farina di mais, poi farina di mais, amido di mais, zucchero. Vaniglia, quindi vanillina o vaniglia e latte. Io ho usato quello senza lattosio, 500 ml, però io vi metto la ricetta in descrizione, ma se volete vedere come si fa, comunque è semplicissimo perché si fa tipo la crema.
Buongiorno a tutti. Allora, ieri ho chiuso il video perché era tardissimo e lo riprendo oggi perché volevo andarvi a spiegare, cioè, o meglio, a farvi vedere la differenza tra il mio rotomop e quello che ho appena comprato. E poi vi traggo le mie conclusioni quando vi ho detto un pochino, insomma, ve li faccio vedere comunque, almeno li compariamo. Giro la telecamera. Allora, qui abbiamo il rotomop, il mio rotomop, e della Vileda, il Turbo Smart. La differenza qual è? Allora, l'altro che avevo aveva sia questo in acciaio all'interno per strizzare che il cosino per sciacquarlo. Addirittura giravano entrambi. L'avevo pagato 35 euro, però mi sciacquava sia qui nel secchio che poi andava a strizzare, aveva i due usi, però poi mi si è rovinato e non andava più e quindi l'ho dovuto buttare. Però mi è rimasto questo. Allora, la differenza qual è? Questo andiamo a sapete benissimo come funziona, che con il pedalino qui va a far strizzare il mocio. Ok, poi io ho provato perché abituata, ora vi farò vedere con quell'altro, questo per dire, vedete, lo vuoi lasciare in piedi e non si tiene. Mentre questo qui, allora intanto non c'è pedali, però c'è la molla che quando è all'interno, vi faccio vedere, quando è all'interno usiamo le braccia e non le gambe, ok? E poi quando io vado a posizionarlo per terra ed è bagnato, ma anche quando non è bagnato, si mantiene perfettamente in piedi. Quindi non devo appoggiarlo da nessuna parte. Quindi il mocio poi, vabbè, questo è uguale. Questo magari voi pensate, dice, ma all'angolo ed entra meglio negli angoli. No, perché essendo morbidi questi, entrano comunque anche questi negli angoli. Basta andare a spingere leggermente. Quindi, vabbè, potrebbe essere un pochino meglio questo perché ha il fatto che è all'angolo. Però del resto, se vi devo proprio dire tutto, 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 preferisco questo per quanto mi riguarda, perché questo non devo usare i piedi, le gambe, perché con il dolore alla mia gamba io penso che questo devo fare prima una gamba e poi l'altra. Quindi per chi ha dolore alle gambe questo è un po'. Mentre questo qui molto meglio perché comunque usi le braccia e poi se c'è chi ha mal di braccia userà questo per le gambe. Insomma, sono due tipi diversi che in base alle proprie esigenze, per dire, per me è comodo questo, che io uso le braccia per strizzarlo e non sto a far fatica con la gamba, perché quindi questo lo userò un po' meno, però lo userò lo stesso. E poi ho detto, questo si tiene in piedi, mentre questo no, quindi lo devo appoggiare, come in questo caso, al mobile, e invece questo qui si tiene da solo in piedi. Comunque, a parte, sono entrambi ottimi, anche se io preferisco questo. Sono di nuovo qui. Allora, volevo andare, a parte avervi fatto le differenze, avervi detto quale io preferisco dei due rispetto a un altro, ma proprio per una mia praticità. Però vabbè, l'ho comprato, ce l'ho, lo uso, non lo userò spesso, però lo userò quando ho da fare le pulizie veloci. Sapete che uso lo straccio. E il rotomop ce l'avevo per la parte alta, mentre quest'altro lo terrò giù, quindi o per le camere o per la parte qui, insomma, dove meglio mi conviene usarlo. Ora io non chiudo ancora il video, vado a recuperare, vorrei recuperare le mie rose fantastiche, le vado a prendere dal mio vicino. Vado a tagliarle perché le voglio andare a mettere dentro il vaso. Ora recupero anche il vaso e gliele vado a mettere dentro perché vorrei, oggi c'è un pochino di sole, vorrei dare un po' di colore alla casa. Vado a prenderle e vi faccio, dopo vi rifaccio il video, almeno ci salutiamo.
Eccole le rose recuperate, poi ho tolto i rami di olivo, ormai quelle lì erano, quei rami erano proprio secchi secchi, quindi non potevano più stare. Questa mi si è tagliata, quindi mi è rimasta così, e vabbè, nel frattempo ne ho tagliata una che era più o meno corta uguale, almeno gli faccio compagnia, e poi sono andata a tagliare questi qui, che ora così ovviamente non rendono. Li vado a mettere nel vaso e lì niente, lì vediamo un po' dove li posizioniamo. Io penso di posizionarli sempre lì dove avevo messo quegli altri. Ho ancora la casa in disordine, più o meno. Divano, perché stamattina sono uscita, sono rientrata poco fa, quindi ho da rimettere ancora tutto un po' a posto. Stamattina è sabato e c'era catechismo, quindi questi sono i secchi che vi ho fatto vedere. Sono niente, un po' ancora in balia delle onde. Metterò a posto ora, appena riesco a mettere i fiori nei vasi. Prima di chiudere, volevo farvi assistere a questa morte di questa pianta. Cioè, io non capisco, l'ho messa ora dopo più di 15 giorni in acqua e a mollo per dargli l'acqua, guardate, cioè io, questa era già a marcia. Guardate qua, cioè le foglie sono durissime e qui è marcia. Dove è andato il mio pollice verde? Non si sa. È andato via. Prima mi ha mollato le due foglie e poi questa era così inserita e mi è rimasta in mano. Boh, vabbè, io guardate. Questa sembra che regga ancora. Non lo so. Vedremo. Ora io ho tagliato e non so nemmeno se si fa i due rami dove c'erano i fiori. Speriamo in bene. Che vi devo dire? Speriamo che mi duri almeno questa. Aiutatemi a dirmi come devo trattare queste piante, perché mi muoiono. Pensavo di avere risolto il problema della morte, invece, già che è morta questa. Ora il vaso lo tengo perché vorrei travasare questa lì dentro, che vedo che è un po' più larga. Però ditemi quando la devo travasare. Io di queste piante non ci capisco niente. Illuminatemi per favore, perché non vorrei che anche quella fa questa fine, perché queste piante sono bellissime, però vabbè, niente. Ed eccomi qua, sono molto molto dispiaciuta per la morte di questa pianta. Poi il fatto è, non è che mi dispiace per la pianta, ma ovviamente anche per chi te la regala, perché sembra che tu non ci tenga le cose. Vabbè, ora mio marito lo sa che io non è che non ci tengo, anzi, molto di più, io tengo a tutto quello che mi viene dato, e lo sa che queste muoiono nelle mie mani. Quindi, che vi devo dire? Boh, è l'unica pianta che, ve lo giuro, non riesco a far sopravvivere. Vabbè, ce la farò, spero, con quella prossima lì, e fatemi sapere un po' nei commenti come trattare queste piante, che sono disperata. Comunque, vabbè, ho messo il vaso dei fiori lì e le altre due rose lì sul tavolino. Sono stupende queste rose, non vedo l'ora che si aprono anche. Poi andremo in un secondo momento a rifornirci, quando, dal mio fioraio personale. Loro sono carinissimi, i miei vicini. Sono una coppia di anziani, ma sono bravissimi. Cioè, veramente, quando vado lì io poi suono prima di prendere le rose, però loro mi dicono: ma no, tu prendi, prendi, tanto, voglio dire, alla fine sono lì, l'avete viste dove sono. Vabbè, niente, bando alle ciance, spero di avervi dato qualche dritta e vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao da Cecilia, a presto.
al prossimo video. Ciao!